inviati a giudizio Valerio e Riccardo Menenti per l'omicidio Polizzi. Trasimeno record, superato lo zero idrometrico. Christian De Sica, protagonista a Liriche di Santa Maria degli Angeli. Perugia epico, battuto in trasferta in Lecce 4-3. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione di TEF Channel News. Oggi apriamo con la pagina giudiziaria. Riccardo Menenti e il figlio Valerio sono stati rinviati a giudizio oggi dal GIP di Perugia, Lidia Brutti, per l'omicidio di Alessandro Polizzi avvenuto a Perugia nella notte fra il 25 e il 26 marzo dello scorso anno, circostanza in cui restò ferita la fidanzata di Polizzi, Giulia Tosti. I due Menenti furono arrestati alcune settimane dopo l'omicidio a seguito delle indagini della squadra mobile. Secondo il quadro accusatorio, Riccardo sarebbe l'esecutore materiale del delitto, mentre il figlio Valerio sarebbe il mandante. Il giudice ha anche rigettato la richiesta della difesa di scarcerazione di Valerio, che si è sempre dichiarato estraneo alle accuse. Il processo si svolgerà davanti alla Corte d'Assise di Perugia a partire dal 15 maggio prossimo. E torniamo ancora sugli sviluppi della sentenza del processo d'appello a Firenze per l'omicidio Kercher. La prima commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha formalizzato la richiesta di aprire una pratica nei confronti del giudice fiorentino Alessandro Nencini, che era il presidente della Corte d'Appello. Vediamo perché, da Elena Ballarani. La prima commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha deciso all'unanimità di chiedere al Comitato di Presidenza l'apertura di una pratica sul giudice Alessandro Nencini, presidente della Corte d'Assise d'Appello di Firenze, che ha pronunciato giovedì scorso la sentenza di condanna per l'omicidio di Meredith Kercher. Al centro della pratica le dichiarazioni che Nencini ha rilasciato in un'intervista ai giornali pubblicata sabato scorso all'indomani della lettura del verdetto di condanna per Amanda Knox e Raffaele Sollecito e dunque prima del deposito delle motivazioni della sentenza, per le quali è previsto un tempo di 90 giorni. Anche i laici di centrodestra di Palazzo dei Marescialli, ad eccezione di Annibale Marini, hanno predisposto un documento sollecitando l'apertura di una pratica per verificare se vi siano i presupposti per l'avvio di una procedura di trasferimento d'ufficio per incompatibilità. Per i laici di centrodestra, il giudice Nencini potrebbe aver rivelato una grave carenza di imparzialità nell'esercizio delle proprie funzioni. Sarà quindi il Comitato di Presidenza, la cui prossima riunione è fissata per mercoledì mattina, a decidere se autorizzare o meno l'apertura del fascicolo con la trasmissione degli atti alla prima commissione. Per le interviste rilasciate dopo la sentenza dell'appello bis, la difesa di Raffaele Sollecito presenterà comunque un esposto nei confronti del giudice. Ed ora ci occupiamo di come nei comuni umbri ci si avvicina alla data delle elezioni amministrative del prossimo maggio. A Castiglione del Lago il sindaco uscente Sergio Batino si ricandida per il prossimo mandato. Vediamo i dettagli da Paola Costantini. Il sindaco di Castiglione del Lago Sergio Batino ha presentato ufficialmente la sua candidatura alle primarie del centro-sinistra che si svolgeranno a Castiglione del Lago domenica 2 marzo. Camminiamo nello stesso verso è lo slogan scelto da Batino, sindaco in carica, che cerca di conquistare la possibilità di partecipare alle elezioni del 25 maggio per proseguire e completare l'azione amministrativa intrapresa nel 2009. Primo appuntamento pubblico, quello di sabato, dedicato alla costruzione del programma con il metodo della condivisione e della partecipazione aperta a tutti. Un programma da condividere e da costruire con i cittadini, ha dichiarato Batino, ripartendo da quanto abbiamo fatto in questi ultimi 5 anni, nei quali abbiamo messo le fondamenta a un'azione che pur nelle oggettive e drammatiche difficoltà in cui versano tutti gli enti locali in Italia, ha iniziato ad avere un positivo riscontro e finalmente qualche concreto risultato. Minori costi della politica, più sicurezza per i cittadini, meno burocrazia, più solidarietà, più servizi e più lavoro, sono per Batino in estrema sintesi punti da sviluppare nei prossimi 20 giorni con l'apporto di tutti i cittadini, di tutte le categorie produttive, di ogni condizione sociale e di tutte le età. Sicuramente sono molte le cose che non abbiamo fatto anche in questa legislatura, però credo che abbiamo veramente. Il Movimento 5 Stelle di Perugia punta il dito contro la gestione di Umbria Mobilità. Vediamo di che si tratta da Paola Costantini.
L'elevato numero di guasti che mezzi di Umbria Mobilità registrano quotidianamente è risultato tangibile di anni di depauperamento delle risorse pubbliche, di una politica selvaggia di privatizzazioni, del sistematico disinteresse per i bisogni della cittadinanza. È quanto denuncia il Movimento 5 Stelle. Non è difficile accorgersi, con una regolarità quasi quotidiana, si legge in un comunicato del Movimento, della presenza di bus in panne ai lati della strada. E il recente incendio di un bus di linea ha dato ulteriori ragioni al crescente sdegno della popolazione. L'affidamento della manutenzione dei mezzi pubblici da parte di Umbria Mobilità alla società partecipata Savit SRL avrebbe dovuto consentire una razionalizzazione ed economie gestionali per garantire un servizio efficiente. La realtà è che si ripete il gioco delle scatole cinesi, tanto care ai nostri amministratori. La Savit è una società mista pubblico-privata controllata al 72,25% da Umbria TPL Mobilità, società unica regionale costituita il 1 dicembre 2010 dalla fusione delle aziende di trasporto pubblico attive sul territorio umbro. In altre parole, si costituiscono società partecipate nuove partendo proprio dalle ceneri di quelle aziende pubbliche che hanno determinato lo sfascio dei servizi locali. Il Movimento 5 Stelle di Perugia confida nella consapevolezza che Perugia, come l'Araba Fenice, potrebbe rinascere dalle ceneri lasciate da un'amministrazione inefficiente, inadeguata ed incapace a assicurare a tutti servizi pubblici efficaci, puntuali e soprattutto sicuri. Parliamo del lago Trasimeno, che in questi giorni, grazie alle piogge delle ultime settimane, ha superato il livello dello zero idrometrico. In mezzo a tante sciagure, lutti e distruzioni a causa del maltempo che ha imperversato e si teme che non cesserà per adesso in varie aree del nostro paese, c'è un angolo d'Italia, in particolare dell'Umbria, che tutto sommato sorride e addirittura festeggia. Si tratta del lago Trasimeno, che da eterno sofferente di crisi idrica si è trovato, dopo 25 anni, al di sopra del fatidico livello dello zero idrometrico. Era infatti l'ormai lontano 25 luglio 1989 quando le acque del Trasimeno avevano ritrovato il tanto sospirato livello ottimale, per poi scendere al di sotto con la complicità del periodo estivo. Si è dovuto arrivare fino a ieri, domenica 2 febbraio 2014, per rivedere lo zero idrometrico, esattamente alle ore 12.30, come hanno registrato gli strumenti del Servizio Difesa e Gestione Idraulica della provincia di Perugia. Un dato che si conferma anche nella giornata di oggi, dopo una settimana di piogge particolarmente abbondanti che hanno consentito al livello delle acque di risalire di ben 19 cm. Per avere un'idea del carattere eccezionale della stagione in corso, basti pensare che esattamente un anno fa il Trasimeno si trovava a 69 cm sotto il livello dello zero idrometrico, mentre il dato più negativo è stato raggiunto il 18 ottobre 2003, quando l'idrometro di San Savino segnava impietosamente meno 185 cm. Acqua passata, è proprio il caso di dire. Per ora festeggiamo pure il nuovo record, magari con un tuffo decisamente fuori stagione, ma bene augurante. Assessore Domenico Caprini, pronto innanzitutto? Pronto, buonasera a tutti. Buonasera a lei. Allora, nel servizio abbiamo appena visto l'acqua virtuosa, quella che ha gonfiato, si fa per dire, il lago Trasimeno, che ha superato lo zero idrometrico, quindi una bella tappa. Ma abbiamo in onda le immagini dell'acqua dannosa, quella che ha gonfiato i fiumi, ha creato problemi, anche un pericoloso smottamento, o meglio una frana della strada Acquasparta-Spoleto, che tra l'altro ricade nelle sue competenze. Ecco, stiamo vedendo il chiasso in piena con transennamenti della viabilità minore. Ecco, assessore, cosa sta succedendo alla viabilità provinciale a causa delle piogge di questi ultimi tempi? Ma sicuramente le strade, il nemico peggiore delle strade è appunto l'acqua, e questa grande quantità di acqua che è caduta in questo periodo non fa altro che peggiorare una situazione che, tra l'altro, chiaramente non è che versi in buono stato. Vi ricordo che oramai sono due anni che alle province sono stati tagliati completamente i fondi dal governo, e quindi stiamo facendo quello che è possibile alle condizioni date. Questa grande mole di acqua crea smottamenti, appesantisce il terreno, quindi in qualche modo crea anche episodi
purtroppo franosi, che poi prevedano importi consistenti per la loro rimessa in pristino, in sostanza. E quello che è successo anche a Spoleto è uno dei tanti casi franosi. Noi, come sempre, ovviamente, finché ci saranno, fino all'ultimo giorno nel quale ci saranno le province, cercheremo di mettersi, di offrire i servizi che siamo abituati, e abbiamo messo insieme alla regione stamattina, abbiamo già fatto un incontro per appunto ovviare a questa, alla chiusura della strada, ovviamente, perché c'è questa frana, e probabilmente nei prossimi giorni riusciremo a riaprire in parte, in senso, con senso unico alternato, quindi garantendo i servizi in attesa che arrivino i finanziamenti necessari per la rimessa in pristino. Ecco, Assessore, si dice anche in queste situazioni prevenire è meglio che rimediare, almeno quando avvengono questi episodi, ma in pratica quali sono le vostre possibilità nell'ordinario, nel cercare di mettere in sicurezza? Sappiamo che l'Umbria appunto è un territorio già a rischio, con enormi zone collinose, quindi soggette a rischio di frana quando avvengono episodi di questo genere. Dovranno essere fatte misure plurime, cioè la provincia attualmente appunto è competente sulle strade, quindi noi abbiamo in qualche modo il dovere di rifare i fossi, di rifare le canalette, tutti quei canali di scolo, tenerli puliti. Così come il privato, insieme, insomma, e noi infatti chiederemo questo anche una maggiore attenzione ai comuni, i privati devono mantenere appunto in buono stato i fossi per il deflusso corretto delle acque, perché molto spesso purtroppo c'è una brutta abitudine che abbiamo preso negli ultimi anni, che è stata quella di non fare come facevano gli Umbri decenni fa, che era quella di regimare le acque, perché quello è fondamentale per poter appunto arginare i danni che in questi casi, esatto, possono verificarsi. Quindi avere una maggiore attenzione ai fossi, alla pulitura dei fossi che sono valvole di sfogo di questa mole di acqua, può aiutare a garantire, e questo lo devono fare sia le istituzioni sia i privati, e quindi una maggiore attenzione su questo tema può ridurre appunto i danni che comunque quando ci sono eventi di questo genere è quasi impossibile avere zero danni. Assessore, innanzitutto buon lavoro in questa fase difficile. Quali sono le vostre previsioni proprio per chiudere questo collegamento? Ma ci dicono insomma che ci saranno altri fenomeni, però non al livello che abbiamo al quale abbiamo assistito in questi giorni. Ovviamente io ringrazio tutti i nostri operatori che comunque notte e giorno vigilano e sorvegliano quando ci sono le fasi delicate. Il pubblico comunque dà sempre una risposta ottimale, quindi ringrazio tutti gli operatori della provincia e tutti gli altri operatori anche dei comuni che in questi giorni hanno speso anche le loro ore notturne per l'incolumità pubblica. Bene, ringraziamo allora l'assessore Domenico Caprini, che grazie cura il settore viabilità della provincia di Perugia in questa fase difficile nell'emergenza del viabilità. E apriamo allora la nostra terza pagina con un incontro ad Acquasparta di Terni con Anna Fova, che è autrice del libro Portico d'Ottavia numero 13, una casa del ghetto di Roma nel lungo inverno 1943. Elena Ballarelli. Un'antica casa medievale ormai degradata, un grande cortile rinascimentale. Qui in via Portico d'Ottavia a Roma, la via dove storicamente dimoravano i romani di religione ebraica. Ed è qui che il 16 ottobre del 1943 i nazisti arrestarono più di 30 ebrei, tra i più poveri della comunità. Sono per lo più vecchi, donne e bambini, altri 14 saranno catturati nei mesi successivi. Il caso ha voluto che una decina di anni fa in quella casa andasse a vivere una storica e scrittrice, Anna Foa, autrice di libri importanti proprio sulla storia degli ebrei. Entrando nel suo appartamento all'ultimo piano, tra terrazze labirintiche, si interrogò su quel luogo del passato. Ed è questa la storia che la stessa autrice racconta in Portico d'Ottavia numero 13, una casa nel ghetto del lungo inverno del 43.
L'autrice ha presentato il suo libro ad Acqua Sparta di Terni, incontrando il pubblico. Messaggio soprattutto di fare attenzione, non soltanto di ricordare, ma anche di studiare questo periodo, perché questo periodo ci riserva ancora delle sorprese e gli storici fanno bene a presentare le loro ricerche, perché quello che i giovani devono sapere non è solo l'uso della memoria, una memoria generica, ma riempire di contenuti, di luoghi, di nomi, di persone, di vite vissute questa memoria. Dai libri allo spettacolo, perché Christian De Sica sarà protagonista domani e mercoledì al Teatro Lyric di Santa Maria degli Angeli con Cinecittà, nell'ambito della stagione 2013-2014, finestre aperte. Marcello Migliosi. Martedì 4 e mercoledì 5 febbraio alle 21.15 il Teatro Lyric di Assisi ospiterà Christian De Sica con lo spettacolo Cinecittà. Cinecittà, una parola che riporta ad un mondo fantastico, ad un secolo di storia del cinema, scritta da artisti geniali e costruita sul lavoro di migliaia di comparsi eccellenti. Una favola accompagnata da musiche indimenticabili, parole e canzoni che fanno parte del nostro quotidiano, una storia che appartiene alla cultura italiana, ma che ha ispirato tutto il cinema internazionale. Il rapporto tra Cinecittà e Christian De Sica è profondo, già prima della sua nascita, grazie al padre Vittorio e alla mamma Maria Mercadelli. Christian cresce a Cinecittà, prima da adolescente, accompagnando il padre, poi con i primi piccoli ruoli per approdare agli studi da attore affermato. Christian ha attraversato in maniera trasversale la città del cinema. Da bambino ha visto girare per casa i nostri sacri del nostro cinema e quelli dell'epopea dei Colossal di oggi. È cresciuto con Rossellini e i suoi figli e ha sposato la sorella di Carlo Verdone. Christian De Sica è non solo attore, ma autore, sceneggiatore e regista. È il cinema, c'è il teatro, ma c'è anche la mia vita, la mia famiglia, quello che ho conosciuto, e chiaramente in chiave divertente, pieno di musiche, dove si canta, si balla, si ride, e credo che c'era bisogno di uno spettacolo di questo genere. Al teatro mi annoio, e allora cerco sempre di dire ai registi o agli impresari, quando mi offrono di fare questo genere di spettacolo, cioè non annoiamo la gente, facciamo uno spettacolo veloce, non facciamo mai due tempi, perché a me poi rientrare la pausa. Marcello Migliosi, Tef Channel News, Santa Maria degli Angeli, Assisi. E penso a quanti. Apriamo la pagina sportiva con il rocambolesco successo in trasferta del Perugia, il 4-3 a Lecce, che ha portato i grifoni in vetta alla classifica. Il servizio. È festa grande a Perugia per il Perugia dopo la vittoria contro il Lecce per 4-3. Allo stadio Via del Mare i grifoni sono protagonisti di una vera e propria impresa. La squadra ha raggiunto il 14° risultato utile consecutivo, confermandosi in vetta alla classifica a due lunghezze dal Frosinone, che ieri ha messo in graduatoria tre punti facili grazie al 3-0 a tavolino contro la Nocerina, esclusa dalla prima divisione. A Lecce il vantaggio dei biancorossi arriva al 5° minuto del primo tempo e Osepi trasforma il rigore concesso dal signor Cifelli. Al 24° il raddoppio, lancio lungo di Mazzeo per Fabigno, palla all'indietro, velo di Eusepi per Moscati che batte per Rucchini. Al 42° i padroni di casa accorciano le distanze, il penalty lo trasforma Miccoli. Ad inizio riprese il Lecce trova subito il pareggio ad opera del neo entrato Beretta. La carambola delle emozioni continua al 6° minuto quando Scognamiglio di testa trasforma in gol il corner di Moscati. I padroni di casa aumentano il ritmo sfiorando il pareggio. Al 24° però il doppio giallo ad Ambrosio lascia in 10 la squadra di Lerda, già spedito negli spogliatoi dal fischietto di Campobasso. Gli ospiti ne approfittano trovando il quarto gol al 30°. Fabigno in contropiede serve Sprocati che non sbaglia. Ma contro il Lecce la partita non è mai finita. Al 41° infatti i padroni di casa trovano la via del 3-4 con Zigoni. Il Perugia però sa soffrire, questa vittoria la vuole a tutti i costi, i tre punti valgono la vetta della classifica. Abbiamo in linea il presidente del Perugia, Massimiliano Santopadre. Pronto presidente? Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, ieri lei, dicono i giornali,
ha fatto il suo ingresso negli spogliatoi ballando. Ecco, il giorno dopo, come vive Santo Padre questa esperienza, credo, epica appunto del Perugia in terra pugliese? No, ma prima, non era un ballo, era degli abbracci, dei cori, insomma, per la vittoria ottenuta, delle strette di mano con un pochino più di enfasi, ma non era assolutamente né un tango né un valzer, insomma. E comunque... Una vittoria epica, io direi una vittoria importante, assolutamente non epica, perché comunque sia stiamo ancora lì, Frosinone a 2 punti, dobbiamo ancora fare tanto, quindi... importantissima perché la squadra ha dato un segnale fondamentale a se stessa e agli avversari, se ce ne fosse ancora bisogno. Però abbiamo la consapevolezza che il campionato è ancora lungo, quindi l'obiettivo è ancora lontano. Ecco, però c'è anche la consapevolezza che il Perugia ha i mezzi, le potenzialità per farcela, Presidente. Ecco, secondo lei qual è stata il momento di svolta dopo un avvio incerto per questa marcia ormai trionfale del Grifo? Non è stato un momento, è stata una serie di cose che abbiamo comunque cercato di mettere a posto, a cominciare... E dalla preparazione atletica, a cominciare dal tipo di allenamenti e riunioni, a lavorare sulla testa dei ragazzi. Sapevamo benissimo che questo poteva essere un gruppo fortissimo, però ovviamente come tutti i gruppi nuovi aveva bisogno di essere amalgamato e quindi ci abbiamo sempre creduto. Quest'estate con Roberto abbiamo costruito una squadra per puntare a vincere il campionato e ad oggi stiamo lì al vertice per cercare di raggiungere un obiettivo importante, quindi non c'è stato un momento, ci sono stati tanti momenti che messi tutti insieme poi ci hanno cominciato a far vedere di che cosa poteva essere capace il nostro Perugia. Ecco Presidente, tanti momenti ma anche tante persone, a cominciare da lei, dalla dirigenza, dall'allenatore, dal direttore sportivo, da tutte quelle figure che hanno lavorato e lavorano appunto per il futuro del Perugia. Ecco, per chiudere, lei che cosa teme da qui alla fine del campionato che possa turbare questo clima e questa volontà espressa anche in campo dai grifoni? Ma non c'è una cosa che temo, purtroppo sono gli avversari, perché il calcio ci ha dimostrato che conta solo la matematica definitiva, non c'è un motivo particolare, ci sono il Frosinone, il Lecce e le altre squadre che stanno ancora lì vicino a noi. Quindi dobbiamo per forza di cose rimanere concentrati, continuare a lavorare con la voglia che oggi ci ha contraddistinto, sin da domani alle 3 che ci sarà la riunione negli spogliatoi e si ricomincerà la settimana per preparare la partita contro il Prato, una squadra difficilissima. All'andata abbiamo pareggiato all'ultimo secondo, se no ci avrebbero battuto, insomma le insidie le conosciamo tutti, quindi ho paura dei nostri avversari. Sarà da soffrire come appunto abbiamo visto a Lecce, però il Perugia ha la potenzialità giusta e la mentalità appunto per arrivare fino in fondo. Grazie Presidente Santo Padre, in bocca al lupo per grazie la marcia, a voi. Grazie la marcia a voi, Crepi. Del Grifo. E passiamo ad un'altra umbra, che ieri è stata una giornata luminosa per così dire per le squadre della nostra regione, Gubbio Grosseto 2-1, come ci dice Elena Ballarani. In trasferta a Grosseto, il Gubbio, in rimonta nella ripresa, batte i padroni di casa e incassa un risultato che vale molto in chiave play-off. Al Carlo Zecchini finisce 2-1 per i rossoblù di Rosselli, che hanno saputo rimontare l'1-0 del primo tempo firmato da Ferretti. Debutto amaro invece per l'ex tecnico Acori, per la prima volta sulla panchina dei maremmani. La rimonta comincia dalla ripresa quando al 12° va a segno Luparini. Alla mezz'ora gli ogubini restano in 10 per doppia ammonizione di Baccolo. Partita no quella di ieri per il centrocampista rossoblù, che prima si becca un giallo per proteste e poi, costretto al fallo, lascia i compagni in inferiorità numerica. Ma il Gubbio non si limita a difendere e al 36° completa la rimonta grazie a un gol di Falconieri, al terzo centro in campionato. Per il rossoblù ora la zona playoff è distante soltanto un punto grazie alla concomitante sconfitta del Prato a Pagani. La prossima partita domenica è in casa al Barbetti, dove arriva il viareggio di mister Lucarelli. E dopo 3 sconfitte consecutive il Castel Rigone è tornato a vincere in casa battendo il Poggi Bonzi.
Nel corso dell'irripetibile giornata di grazia delle sei umbre delle serie maggiori di calcio e volley, anche il Castelrigone nell'anticipo ha fatto la sua parte, battendo sul proprio campo il Poggi Bonzi, squadra di centro classifica del girone B della seconda divisione. Una partita assolutamente imprevedibile, visto che i padroni di casa, reduci da tre sconfitte consecutive, ad appena due minuti dal triplice fischio finale dell'arbitro Capraro di Cassino, erano in svantaggio per 1-0 e tutto lasciava presagire un esito infausto per i lacustri del padron Cucinelli. Ma il ribaltone si annidava proprio agli sgoccioli di un incontro a cui i toscani avevano impresso il loro sigillo alle ultime battute del primo tempo, grazie al gol di Ferri Marini. Poggi Bonzi, per quasi tutta la ripresa, è riuscito a controllare il vantaggio, ma non è riuscito ad evitare la debacle che ha portato prima al pareggio del Castelrigone, 43esimo minuto grazie al gol di Gimmelli. Il miracolo è avvenuto nei minuti di recupero, protagonista il bomber di casa, Dario Tranchitella, autore di un gol doppiamente importante, perché oltre a sancire i preziosissimi tre punti per la squadra allenata da Fusi, con il 2-1 finale ha permesso allo stesso Tranchitella di raggiungere il prestigioso traguardo dei 100 gol con la maglia del Castelrigone. Ed ora il volley con la Sir Perugia che al Palo Evangelisti ha battuto per la seconda volta in 5 giorni il Verona. Paolo Costantini. È un ciclone la Sir Safety Banca di Mantignana Perugia. I Black Devils dopo soli 4 giorni replicano alla grande il 3-0 alla Calzedonia Verona, conquistando la quinta vittoria consecutiva, Coppa Italia compresa, cementando il quarto posto in classifica con Verona e Cuneo prime inseguitrici a 9 lunghezze di distanza e strizzando l'occhio alla terza piazza con Trento, sconfitta a Macerata un solo punto. Perfetti bianconeri nei primi due set, con il primo parziale finito con un eloquente 25-8 e bravi nella terza frazione a risalire dal 12-15 grazie alla verve del capitano Goran Vujevic, alle difese di Giovi e soprattutto alle bordate della premiata ditta Petrić Atanasjević. I due bomber bianconeri, entrambi in forma smagliante, hanno devastato la seconda linea avversaria mettendo al referto 18 punti a testa. Quanto a Verona, gli scaligeri hanno faticato enormemente in ricezione, merito anche della grande continuità al servizio della Sir, senza riuscire ad imbastire un gioco offensivo apprezzabile. Il solo Terorst è apparso su buoni livelli di rendimento. Ora, con una certa tranquillità, la Sir Perugia potrà cominciare a preparare la sfida in trasferta a Piacenza. Trasferta entusiasmante sempre nel volley per l'Alto Tevere Città di Castello, che a Modena ha battuto Palapanini 3-0. L'Alto Tevere Città di Castello si gode l'impresa di Modena, dove è riuscita a vincere al Palapanini in soli 3 set, superando così in classifica proprio i padroni del palazzetto. Abbiamo superato le lacune mentali di Piacenza, ha commentato il tecnico Andrea Radici, che incita i suoi a guardare già avanti, perché domenica al Palachemon arriva la capolista Macerata. Per gli Alto Tiberini l'obiettivo è bissare l'ottima prestazione di sabato. Al Pala Casa Modena sono andati subito in vantaggio e hanno aumentato via via il distacco, arrivando al time-out tecnico con il doppio dei punti degli avversari, 6-12. Con il cambio al centro Bossi per Berretta Lorenzetti è riuscito a far recuperare qualche punto ai suoi, 17-20, ma From inarrestabile ha permesso agli ospiti di chiudere il parziale su 20-25. Nel secondo set l'Alto Tevere ha cominciato di nuovo bene, portandosi avanti di un break. Raggiunta e superata da Modena, alla fine ha chiuso il set su 23-25. Più equilibrato il terzo set, almeno fino al 9-9. Poi tre punti dell'Alto Tevere hanno fatto arrivare i ragazzi di Radici sul più 3 al timeout tecnico. Dopo la pausa gli umbri hanno messo fine alla partita sul 22-25. E nel tennis tavolo vince il Città di Castello, il derby umbro in territorio Alto Tiberino contro il Perugia. Vediamo com'è andata. Sorride ai colori tifernati del tennis tavolo la prima giornata di ritorno del campionato maschile a squadre di serie B2, che ha visto la disputa del derby umbro tra i padroni di casa del Tifernum Città di Castello e il tennis tavolo Perugia, presentatosi in Alto Tevere con i galloni di leader della classifica. Ma ben presto i valori in campo hanno oscillato a favore dei tifernati, sia per l'assenza nella compagine perugina del capitano Alessandro Bonelli, sia per alcuni errori decisivi negli incontri chiavi del match.
Così il derby, seguito con passione da entrambe le tifoserie, si aveva visto fasi alterne nella prima parte. Fino al parziale di 3-2 per il Città di Castello, si è messo decisamente di traverso per gli ospiti, che non sono riusciti a risalire la china nelle ultime decisive partite. Nulla da fare dunque per i perugini, battuti per 5-2 dai cugini tifernati e scavalcati proprio da loro e dai marchigiani del San Benedetto del Tronto in vetta alla classifica. Adesso il Tennis Tavolo Perugia deve rincorrere i battistrada a recuperare i due punti di svantaggio a partire dalla prossima partita in casa, che vedrà ancora un altro derby umbro, questa volta contro il Tennis Tavolo Terni. E si chiude qui TEF Channel News, grazie a tutti per averci seguito, l'appuntamento alle prossime edizioni e buon proseguimento con i nostri programmi. Di buona giornata da parte di ilmeteo.it. Previsioni per martedì 4 febbraio 2014. Tempo in ulteriore miglioramento al sud e gran parte del centro, ancora molte nubi invece al nord con piogge sui settori occidentali. Vediamo il dettaglio sulle regioni settentrionali, nuvolosità diffusa con precipitazioni sui settori occidentali, anche moderate, più asciutto vedete sul resto delle regioni, raggiunte dai fenomeni in serata. Al centro le nubi si concentrano maggiormente, vedete, sui versanti tirrenici e in Sardegna, piogge diffuse sull'isola, in arrivo anche su Toscana e Lazio, seppur debolmente. Va meglio sui versanti adriatici, piogge più forti le avremo in tarda serata sulle coste toscane e laziali. Attenzione, al sud invece il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso con nubi in aumento sulla Sicilia occidentale, dove inizierà a piovere, i fenomeni poi si estenderanno a tutta l'isola entro sera. Nevicate sulle Alpi sopra i 500 metri ad ovest, sui 700-800 metri ad est, in Appennino sopra i 1200 metri circa, venti in prevalenza occidentali sul Tirreno, meridionali vediamo altrove. Nostre temperature minime stazionarie con 4-10 gradi su tutta la penisola, di giorno non avremo grosse variazioni, 6-10 gradi previsti al nord, 8-14 gradi al centro e al sud, con punte di 16-17 gradi in Sicilia. Benissimo, l'aggiornamento si conclude qui. Sembra che stia per arrivare la primavera per le nostre regioni centrali meridionali, non è un po' troppo presto secondo voi? Seguite i nostri aggiornamenti solo su ilmeteo.it, dove la il fa la differenza.